Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizzeremo insieme questa rosa in 3D. Io spero che questo progetto vi piaccia e vi lascio il tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa rosa in 3D è della lana e io vado a utilizzare questa lana qui con sfumatura degradé, vedete che ha diversi toni dal rosa al corallo al rosso, quindi diversi toni, sfumo in modo graduale e vado a lavorarla con un uncinetto numero 4. Quindi partiamo subito, ho realizzato il cappietto d'inizio e partiamo avviando 96 catenelle. Una volta realizzate tutte 96 le nostre catenelle, partiamo col primo giro. Allora lavoriamo 3 catenelle in più che sarebbero la nostra prima maglia alta. Saltiamo 3 catenelle di base, 1, 2 e 3 e andiamo a lavorare una maglia alta puntando nella quarta catenella di base. In questo modo. Adesso facciamo di nuovo 3 catenelle e andiamo a lavorare una maglia alta nello stesso punto dove abbiamo già lavorato questa prima maglia alta qua. Quindi nello stesso punto ne lavoro un'altra. Adesso salto 3 punti di base, della catenella di base, quindi 1, 2, 3, nel quarto vado a lavorare una maglia alta. In questo modo. Poi faccio di nuovo 3 catenelle e vado a lavorare una seconda maglia alta nello stesso punto dove ho già lavorato l'ultima. Quindi punto nello stesso identico punto e faccio un'altra maglia alta. Adesso di nuovo saltiamo 3 catenelle di base, puntiamo nella quarta e lavoriamo una nuova maglia alta. Poi facciamo 3 catenelle e andiamo a lavorare una seconda maglia alta nello stesso punto dell'ultima, quindi puntando nello stesso identico punto. Vedete che vi si formano delle V. Adesso saltiamo 3 catenelle di base, 1, 2, 3, nella quarta andiamo a lavorare una nuova maglia alta, seguita da 3 catenelle e seguita da una seconda maglia alta che vado a fare nello stesso punto della prima. E abbiamo formato una V. Adesso saltiamo 3 catenelle di base e nella quarta andiamo a lavorare una nuova maglia alta, seguita da 3 catenelle e da una maglia alta, una seconda maglia alta che andiamo però a lavorare nello stesso punto della prima. E dobbiamo proseguire in questo modo fino al termine del giro, quindi per tutte le 96 le nostre catenelle. Una volta arrivati al termine del giro, nell'ultimo punto vado a lavorare una maglia alta semplice. E voilà. Adesso voltiamo il lavoro. Facciamo una catenella. E poi andiamo a lavorare all'interno di tutti questi archetti che abbiamo realizzato nel giro precedente. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto perché andiamo a fare 3 maglie alte all'interno di questo archetto. Una, due e tre. Seguita da 3 catenelle. E di nuovo da 3 maglie alte fatte sempre all'interno dello stesso archetto, quindi punto all'interno di questo archetto e vado a lavorare 3 maglie alte. In questo modo. Nell'archetto successivo punto e vado a fare una maglia bassa invece. Così. In quello dopo ancora vado di nuovo a ripetere la sequenza di maglie alte, quindi 3 maglie alte, seguite da 3 catenelle
e nuovamente da 3 maglie alte. Voilà, nell'archetto successivo andiamo a fare una maglia bassa. In quello dopo ancora ripetiamo la sequenza di maglie alte. In quello dopo ancora facciamo una maglia bassa e proseguiamo così alternando un archetto con questo motivo di 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e un archetto con invece una maglia bassa. Proseguiamo per tutto il giro. Arrivati qui al termine del giro mi inserisco nell'ultima maglia alta e concludo con una maglia bassa. Adesso se noi contiamo le punte che abbiamo ottenuto dobbiamo contarne 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Quindi adesso voltiamo nuovamente il lavoro e andiamo a fare 3 catenelle. 1, 2 e 3. Adesso ci inseriamo all'interno di nuovo degli archetti che abbiamo appena lavorato, all'interno di ognuno di questi archetti andremo a lavorare 12 maglie alte, puntando all'interno dell'archetto. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. In questo modo. Dove avevamo la maglia bassa di prima, continuiamo a fare una maglia bassa. Così. Ci spostiamo nell'archetto successivo e di nuovo andiamo a lavorare 12 maglie alte. Dove c'è la maglia bassa, continuiamo a lavorare la nostra maglia bassa e ci spostiamo poi nell'archetto successivo per ripetere lo stesso procedimento per tutti i nostri restanti 10, diciamo, archetti, dove dobbiamo andare a fare 12 maglie alte all'interno. Proseguiamo quindi per tutto il giro. Arrivati al termine del giro, andiamo a puntare qui all'inizio e facciamo una maglia alta. In questo modo. Voilà, adesso giriamo il lavoro e andiamo a fare l'ultimo giro della nostra rosa, dove per ogni maglia sottostante, per ognuna delle 12 maglie alte sottostanti, andiamo a lavorare una maglia bassa. Molto semplicemente una maglia bassa per ogni punto sottostante. Così poi passiamo direttamente alle altre 12, senza più calcolare la maglia bassa che avevamo in centro. Ok, quindi la saltiamo e andiamo a lavorare solo più le maglie basse sopra i 12 punti alti. E proseguiamo così per tutto il giro. Una volta terminato il giro possiamo staccare il nostro filo perché abbiamo terminato di realizzare la nostra rosa e adesso incominciamo ad avvolgerla, quindi qui stretta stretta perché dobbiamo fare il bocciolino e poi poco per volta che si allarga.
In questo modo. E adesso con un ago da lana andiamo a fissarla e a cucirla al fondo in modo che lei resti chiusa in questo modo. Quindi come ultima cosa abbiamo detto che dobbiamo prendere un ago da lana, l'ho infilato nella codina che ho lasciato qui all'estremità dove ho staccato prima che ho tagliato il filo. E adesso vado a fermare questo petalo, quindi mi inserisco qui, passo in quello dopo e passo in quello dopo ancora. Vedete che ne ho presi tre e tiro. Torno su e vado a prendere di nuovo un petalo, gli altri giri fino a uscire dall'ultimo e di nuovo tiro. Così e chiudo. Adesso infilo l'ago nell'altra estremità di filo, che era quella diciamo dell'inizio, del cappietto d'inizio, e con questo vado a fissare invece il centro della mia rosa. Voilà, ecco fatto. Adesso vado a sistemare ulteriormente i miei petalini e questo è il risultato finale e questa è la mia rosa in 3D. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se provate a realizzare queste rose, mandatemi le foto sul gruppo di Facebook Mari e l'amica Uncinettine e io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!